Sono venuto a conoscenza di un post scritto da un collega, il dottor Ottavio Davini, medico con 40 anni di esperienza, che scrive un articolo estremamente intelligente a favore del vaccino, a favore delle posizioni attuali. Diciamo così, anch'io leggendolo mi sono trovato a concordare su molte cose. Poi però, come sono a voce di dentro, ha incominciato a parlarmi, con la voce saggia che di solito mi spinge ad andare oltre. E allora ho incominciato a riflettere su questa posizione, sui rischi di questa posizione, su quanto stiamo perdendo un'opportunità. Eppure, nessuno se ne accorge. Viviamo in un mondo postmoderno e ipercomplesso, ma continuiamo a cercare delle soluzioni semplici. Polarizzare l'attenzione sul virus, sul vaccino, mi sembra una scelta poco lungimirante. Ci sono pandemie ben più gravi in atto che passano sottaciute. Nessuno sembra accorgersene, o pochissimi. E allora voglio mettere un po' l'accento su questo, senza voler essere confuso, nella speranza di non essere confuso, con negazionisti, novax, antiscientifici di vario tipo. Spero che ci possa essere. Prenderò in esame 20 punti rispondendo a questa accurata analisi di Davini, il quale dice, insomma, i fatti sono questi. Nel febbraio del 2020 arriva in Europa dalla Cina un virus nei confronti del quale non abbiamo difese immunitarie. La letalità è abbastanza bassa, ma è molto contagioso. Si diffonde rapidamente e i paesi adottano l'unica strategia possibile: chiusure, distanziamento, mascherine. Quindi lavarsi le mani, indossare le mascherine e stare lontani. Perché non c'è cura. Questo virus non fa eccezione. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? C'è di strano quella che viene chiamata la tunnel vision da Tony Robbins, uno sguardo ristretto, limitato. Mi riferisco allo sguardo col quale si affronta questo, alla visione razionale, riduzionista, materialista, che è sostenuta appunto da quello che viene chiamato il mainstream, no? I media, gli scienziati, i tecnici, i politici, coloro che stanno dalla parte del governo, del modello dominante, sia molti dei complottisti, di quelli che contrastano. È una visione che divide, no? Da una parte il bene e dall'altra il male, da una parte la cosa giusta e dall'altra quella sbagliata. Virus, malattia, male, vaccino, bene e soprattutto combattiamo il male. Retorica della guerra. Combattiamo, vinceremo. Non avete già sentito questa frase? I dittatori, i governanti, i politici dotati di potere o presunti tale, sono avvezzi a usare questa retorica. Siamo i più forti, vinceremo, America first, God mit uns, venceremo, vinceremo. Basta pensare un po' alla storia e ci viene chiaro come questa retorica si è diffusa. Non sembra che porti molto lontano. E a nessuno vengono in mente frasi come il mio regno non è di questo mondo, porgi l'altra guancia, chi di spada ferisce, di spada perisce. Sì, vabbè, ma questo è religione. Cosa c'entra con la pandemia? Cosa c'entra con combattere il virus? Non dovremmo forse combattere il virus? Dovremmo fare morire le categorie più deboli? Dovremmo abbandonare a se stessi i medici e gli infermieri? I loro pazienti nelle unità intensive. Certo che no, non stiamo parlando di non fare questo, stiamo parlando di allargare lo sguardo, perché se perdiamo l'opportunità adesso l'abbiamo persa. Esiste un filone della storia, un filone della conoscenza che il pensiero tecnologico e scientifico ignora completamente. Pensiamo a tutti i concetti di saggezza basati sull'esperienza interiore, sugli stati di coscienza che vengono da
dai tempi dei Veda, per passare al Buddha, al buddismo, al taoismo, ai filosofi greci, salendo su lungo la storia attraverso i mistici di ogni tempo, ovviamente, passando per Cristo e i mistici cristiani, per arrivare fino a questo nuovo paradigma che da ormai alcuni decenni sta cercando faticosamente di farsi strada ignorato. Il nuovo paradigma olistico, sistemico, integrale, trasversale. Tutto questo filone suggerisce, guarda che un nemico non è solo un nemico, guarda che non c'è solo la lotta, o meglio, suggerisce un modo ulteriore, guarda che il modo migliore per vincere una battaglia è quello di non combatterla. Il modo migliore per affrontare il nemico è quello di accoglierlo, di comprenderlo, di trasformare, di entrare in una relazione dialogica, accogliere, ascoltare, trasformare. Avete mai sentito invitare qualche maestro di saggezza, qualche monaco consapevole, buddista, taoista, magari anche qualche, chissà, mistico cristiano, o qualche teorico della scienza della complessità? Qualche esperto di psiconeuroendocrinoimmunologia o della visione integrale, virologi, epidemiologi, immunologi, tecnici. Certo, direte, cosa c'è di strano? Stiamo parlando di virus? Già, tunnel vision. Virus, materia, lotta, combattimento, vaccino. Certo, se provassimo ad ampliare lo sguardo e chiederci qual è la lezione da imparare. Quindi, proposta 1. Affiancare alle misure di contenimento, misure che favoriscono accoglienza, conoscenza e trasformazione. Dialogo, ascolto interiore. Proposta 2. Rispondere alla domanda. Qual è la lezione da imparare? E poi Davini dice, la cosa più probabile è che si tratti di una zoonosi, un virus che ha fatto un salto di specie. Sì? È probabile, però ci sono anche altre proposte. Lo stesso premio Nobel Montagnier dice che è stato indubbiamente fatto al laboratorio. Oppure altre visioni più fantasiose, il clima, l'inquinamento, riscaldamento globale, chissà. Certo, sta di fatto che uno potrebbe dire giustamente, ma che ti importa delle cause? L'asino è caduto nel pozzo, tiriamolo fuori, ok? Continuiamo ad agire. Istituzionalizzando il trauma. C'è un'emergenza? Ok, interveniamo, va bene. Ma avete mai sentito un'epoca da quando siete in vita nella quale non si parla di crisi? È molto funzionale il concetto di crisi. Se siamo in crisi bisogna agire in emergenza. Facciamo la cosa più semplice, forza. Cosa c'è di strano? Il pensiero scientifico stesso è nato, diciamo così, decidendo di accantonare il problema difficile, quello della coscienza. Non era possibile comprendere la coscienza secondo un metodo che desse certezza. Giustamente è stata messa da parte. E grazie a questo abbiamo avuto 4-5 secoli di esplosione di tecnologia, di benessere, di progresso. La qualità della vita è infinitamente aumentata, l'aspettativa di vita, le condizioni generali sono straordinariamente aumentate. La tecnologia non c'è. Nessuna possibilità di negare tutto questo. Ma la coscienza? Ci stiamo comportando come se fossimo orologi, anche di fronte a questa pandemia. C'è un granello che disturba il meccanismo. Togliamolo. Ripariamo. Virus, vaccino, guasto, riparazione. Certo che c'è di strano. Così si fa, no? La scienza vincerà anche questa volta. Anche questa volta andremo avanti. Un nuovo successo potremo annoverare grazie alla scienza e alla tecnologia. Nel frattempo, la coscienza continuerà a stare relegata ai confessionali, a colpa, peccato, o a quei rari momenti, che ne so, in bagno o prima di dormire, nei quali uno pensa un po' su di sé. Proposta 3. Dare spazio, altrettanto prioritario alla psiche, in tutte le sue forme possibili, lo stesso spazio dei numeri, lo stesso spazio del vaccino. Paghiamo il servizio pubblico e dobbiamo passare il nostro tempo a vedere
le fiale dei vaccini che girano sui nastri, gli aerei che li trasportano, ma queste sono notizie, sembra di sì. Poi Davini dice, non abbiamo ancora le difese immunitarie, quindi dobbiamo difenderci, no? È giusto, ma sarà poi così difficile da capire. Laviamo le mani, mascherine, stiamo lontani. Cosa c'è di strano? Niente, è tutto perfetto, se non che, se io ti dico solo un pezzetto, non ti faccio un favore, perché ignoro tutto il resto. Se io ignoro che tu sei, tu, essere umano, sei un complex adaptive system, cioè un sistema in grado di auto-organizzarsi e auto-rinnovarsi, non sei un orologio, non sei un meccanismo, sei una rete psico-neuro-endocrino-immunologica, sei dotato di un'infinità di qualità e di capacità di rinnovare le tue componenti, di ritrovare l'equilibrio e di evolvere. Hai potenzialità infinite se io ti considero nella tua interezza. E perché mai non considerarti nella tua interezza? Perché mai guardare solo virus, vaccino? Non si può fare quantomeno entrambi? Dare spazio solo alla litania delle cifre, alle misure contenitive e non dare spazio alle risorse, alle potenzialità dell'individuo? O al fatto che tra le prime cause di squilibrio di questa rete, ci sono cause psicologiche, la paura, l'insoddisfazione, la distanza da se stessi, la sfiducia. Questa è scienza, ci sono infinite ricerche sui danni della sfiducia e della paura al sistema immunitario. E allora non c'è niente di strano nel occuparsi del virus del vaccino. Non trovate strano non occuparsi di paura, di insoddisfazione, di distanza da se stessi, di sfiducia. Non trovate strano che non vengano concepite campagne di educazione, per un'educazione interiore, per una padronanza emotiva, che non vengano citate, che non vengano emanate delle linee guida dai tecnici? Teorizzava Einstein, non puoi risolvere un problema con la stessa mente che l'ha creato. Oppure non ci dice nulla. L'assistere a personaggi come Elon Musk, come Picard, che fanno cose incredibili, che parlano delle infinite potenzialità dell'essere umano. Quando ci occuperemo di questo? Quindi, proposta 4. Emanare linee guida sul benessere interiore, che risaltino riposo, tranquillità, fiducia, l'amore, l'amore reale, l'amore scambiato, l'amore per se stessi e per l'altro. L'amore vissuto, l'amore condiviso, la resilienza, come realmente rispondere, gestire lo stress psico-emotivo. Linee guida chiare e precise, ogni giorno fate questo, questo, questo. Creare con costi irrisori dei cerchi, invitare, attivare in ogni quartiere, in ogni paese, cerchi di condivisione, dove anche online. Dove condividere esperienze, dove offrire insegnamenti gratuiti per metodi di meditazione, di ascolto, pratiche di benessere, di self-mastery, di autoguarigione, pratiche psicocorporee, pratiche di risveglio delle potenzialità, pratiche sull'educazione emotiva, su un'attività psicocorporea, fisica corretta, su alimentazione sana, vitamine, integratori, su come stare in natura, dialogare con la natura e le sue forze. Sì, potremmo sentire la voce che risponde: sì, ma questa è fantascienza, costerebbe troppo, la gente non è pronta. Già, la gente non è pronta. Quando? Se non adesso, quando? E se non tu, chi? Per raggiungere un posto che non conosci, devi percorrere una strada che non conosci, dice San Giovanni della Croce. Perché invece siamo pronti per il lockdown, per le vaccinazioni. Quanto costerà tutto questo? Di più che creare dei cerchi di condivisione, dei spazi di pratica gratuita. E quanto costerà il lockdown? Quanto costa il lockdown? Quanto costerà la campagna di vaccinazione? Dove andranno a finire i soldi del Recovery Fund? Proposta 6. Investire in una cultura della salute psichica, cioè benessere integrale. Recuperare le dimensioni della coscienza, la padronanza dell'esperienza interiore, l'educazione transpersonale, una ecologia della mente, come diceva già Bates, un'ecologia interiore,
in grado di occuparsi della totalità della persona, della rete psico-neuroendocrino-immunologica. Davini dice e parla a tutti questi invasati, complottisti, negazionisti, si chiede, certo, la soluzione non è mai quella più semplice. Il pensiero semplice e dogmatico che rincorre complotti non andrebbe nemmeno preso in considerazione. Però non è corretto, a mio avviso, usare i complottisti, i negazionisti, i no-vax per screditare una visione per continuare semplicemente per la propria strada, per rinforzare continuamente la tunnel vision, la visione materialista e ristretta. Certo, non c'è dietro Bill Gates o Soros o nessun altro a questa pandemia, ma la domanda è che cosa ha prodotto questa pandemia? O la domanda è com'è che molti restano asintomatici e alcuni pochi per fortuna muoiono? Com'è che nonostante mascherine e distanziamento, gran parte dei politici hanno contratto il virus. Si potrebbe dire a breve arriverà la risposta, la genomica ci darà la risposta, è tutto scritto lì, certo. Ma dare la responsabilità ai geni è come darla al karma. E perché il karma è una teoria fantasiosa e quella del genoma è scientifica? Chi ha messo in fila i geni in quel modo? Chi ci ha trasmesso? Com'è arrivato quel genoma a noi, quello e non un altro, certo, l'ereditarietà? E dove lo portiamo indietro nel tempo, l'origine? Cosa determina una mutazione genetica, un difetto? Cosa determina che alcuni geni vengano attivati ed altri no? Il caso. E poi, a proposito del vaccino, Davini ci dice che pretendere che l'mRNA possa modificare il DNA è come se ho un dado di carne per il brodo, pensai di potermi fare la mucca in casa. Certo che un RNA non potrà mai modificare il DNA, ma dare anche semplicemente importanza a queste obiezioni è perdita di tempo. Però la domanda è un'altra. Chi ci può dire che questa molecola messaggera, questo RNA che deve produrre una proteina, non subisca in futuro mutazioni e ne produca anche altre? Semplicemente non possiamo saperlo, anche se questo è un dettaglio. Oppure, il vaccino non è pericoloso, certo, che non è pericoloso anche se creasse qualche reazione. Il beneficio che offre è infinitamente superiore, siamo tutti d'accordo. Ma qui la questione è un'altra. Qual è il pericolo non visto, non di solo pane vive l'uomo? Il pericolo della cultura dei vaccini è quello di rinforzare una cultura una retorica della guerra, una cultura, un codice della paura, un pensiero unico e di trascurare la coscienza, la fiducia, l'amore, le qualità tipiche dell'organismo, le sue potenzialità psicospirituali. Una cultura dei vaccini rende più deboli, non più forti. Alla fine ci ritroveremo più deboli se non affianchiamo alla campagna di vaccinazione, una campagna di educazione. Perché non farlo adesso? Il vaccino è il minore dei mali, ma non la salvezza dell'umanità. Se non viene considerato la dimensione della coscienza, questa linea non fa bene all'umanità. A chi ha paura, i tecnici cercano di tranquillizzare, ma non è pericoloso, è più pericoloso attraversare la strada. Certo, ma sappiamo bene che la paura è irrazionale e non è certo attraverso il ragionamento che la si può superare. Mi viene in mente il doppio legame di Bateson, la mamma che arriva con le borse della spesa. Entra in casa e dice al figlio: Dai, ma forza, perché non mi abbracci mentre corri via? Messaggi che trasudano il codice della paura e poi ti dico: abbi fiducia, non avere paura. Crea una condizione ambivalente, contraddittoria. Oppure ci si meraviglia perché c'è chi dice: No, ma io non mi fido, io aspetto che si vaccinino gli altri prima. Non mi fido o mi comporto in modo egoistico. Mancanza di fiducia e egoismo. Ci si stupisce perché la gente, la popolazione, l'umanità è egoista e senza fiducia, certo. Quali linee guida, quali proposte? E che dire di questa insistenza nel vaccinarsi, questa ipotesi di renderlo obbligatorio? Tutelare la comunità vuol dire vaccinarsi. Sì? E quindi facciamo una campagna per vaccinare? Non troviamo niente di strano nel non fare una campagna altrettanto forte e culturale per eliminare le abitudini nocive. Tabacco, alcol, cibo spazzatura, assenza di sport, zucchero bianco, i cibi raffinati,
carne dolce, inquinare con il SUV per portare i bambini a scuola. Non troviamo strano non insegnare allo stesso modo. Adesso, insieme, se io non mi vaccino sono egoista e non penso alle categorie disagiate. E chi preferisce non vaccinarsi ma vivere sano, mangiare sano, consumare in modo sostenibile, vivere in natura, meditare, allenare il proprio organismo, stare in contatto con se stesso, è egoista e non pensa alla comunità. Mentre la campagna vaccinatoria è solo animata dall'amore per il prossimo. Follow the money, segui i soldi e smaschererai i burattinai. Quindi volere confutare le ipotesi degli scienziati vuol dire essere complottisti. Se non ti vaccini potrai avere sulla coscienza la malattia e la morte di coloro che non potranno vaccinarsi per ragioni di salute. Chi usa l'auto e inquina te che va in bici, chi mangia carne e fa pagare il prezzo a chi non la mangia, e chi non fa sport, mangia cibo spazzatura e grava sul servizio sanitario, chi non legge, non studia, non si informa e agisce guidato dall'ignoranza, chi insiste in un pensiero unico, razionale, riduzionista, materialista, proponendo come unica scienza e ignorando l'esistenza di uno sguardo sovrarazionale, integrale, sistemico. Invece no. Chi confonde uno sguardo integrale con mettendo tutti quanti nel calderone dell'alternativo, del complottista, del negazionista, del Novax, nell'esoterico o antiscientifico, invece non ha nulla da rimproverare. La visione proposta non nega nessuno degli aspetti in atto o la visione materialista, semplicemente dice espandi la coscienza, trascendi e includi, amplia il tuo sguardo, amplia i metodi e la giurisdizione della scienza. È in atto una rivoluzione silenziosa ormai da decenni. Diamole spazio. L'opportunità è recuperare la dimensione interiore, partire da dentro e scoprire che i nemici che vengono da fuori, in realtà, oltre che nemici, sono anche alleati. Non perdiamo questa opportunità.